L'altro messaggio chiave di Medjugorje è quello relativo al digiuno, naturalmente se unito alla preghiera. Il 21 luglio 1982 la giovane signora dà un messaggio sorprendente. Voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete ottenere tutto. Potete sospendere le leggi naturali. Potete fermare anche le guerre. In questo modo, la giovane signora parlava a distanza di anni di quello che si stava preparando. Ascoltando lei, si potevano evitare guerre, distruzioni, morte. Come non risentire anche qui l'eco di una risposta singolare di Gesù? Questo genere di demoni non può essere cacciato che con la preghiera e il digiuno. Matteo 17:21. Perché Madonna una volta ha detto: voi con la vostra preghiera e con il digiuno potete fare tutto, potete fermare anche le guerre. Ecco, io vi oggi invito tutti a pregare per la nostra terra, pregare per tutti gli uomini che soffrono e per che Dio ci dà forza, che possono portare tutto. Oggi il digiuno è quasi completamente dimenticato anche dalla Chiesa. Ma se rileggiamo gli Atti degli Apostoli, vediamo quale importanza aveva nella Chiesa Apostolica. Ma quale digiuno chiede la Madonna a Medjugorje? Nel dicembre 1983 dirà: il vero digiuno consiste nel rinunciare a tutti i peccati, ma bisogna anche rinunciare a se stessi, facendovi partecipare il corpo. Per cui lei chiederà il digiuno a pane ed acqua al venerdì, poi inviterà a farlo anche il mercoledì. I malati potranno però scegliere altri sacrifici.